L'Ateneo d'Annunzio, con la gestione del centro Europe Direct, opera con il territorio per offrire ai cittadini delle opportunità che sono date dall'Europa per poter crescere sia culturalmente che economicamente, far crescere sia culturalmente che economicamente il territorio. Oggi è un'altra bella giornata in tal senso, perché è la riprova che le istituzioni si stanno riaprendo al territorio, e quindi è un'altra grande opportunità, una grande festa per il nostro Ateneo, che la settimana scorsa ha accolto all'interno del campus tanti cittadini e soprattutto tanti giovani, per dimostrare che l'Ateneo c'è, è sempre a disposizione del territorio, e speriamo che stiamo uscendo da questo periodo così pesante. Con la firma di questa convenzione, che avverrà tra poco, questo centro direzionale europeo organizzato dall'Università Gabriele D'Annunzio è non una finestra, ma addirittura direi un portone verso l'Europa. È una porta aperta che darà delle opportunità veramente uniche, perché significa cooperare con le imprese, cooperare con le istituzioni nel territorio, con tutti coloro che vorranno sentire più vicino l'Europa, con tutte le tipologie importanti che l'Europa possa offrire affinché si possa fare ricorso alla progettazione e a tutte quelle altre, diciamo, importanti idee e progetti che si possono ottenere. È un momento importante, e soprattutto l'apertura di questo ufficio formalmente qui nell'Università Gabriele D'Annunzio sarà un polmone di ossigeno a suggellare ancora di più come l'Università D'Annunzio sia presente con la sua terza missione in questo territorio, adesso a livello europeo più che mai, proprio per la sua consolidata esperienza anche in questo settore dell'internazionalizzazione.